Weinacheri. Oggi salve, chef Ruffi, che è quello che è considerato, diciamo, il miglior chef attualmente in Italia. Sa una sega Carlo Cracco, può per dire, no? Allora, c'è chi usa guanti, vedi come lui, che è una persona igienica, e c'è invece chi si lava le mani. Comunque, comincia. Il mio misto di sale. Ecco, a me mi avete preso in nervoso. La va salata dopo, la bistecca la va salata dopo, no prima. Che ci ha messo l'olio della panda di a diesel? Inseguriamo. Ecco la pasta, che gli fa? Che gli fa un massaggino? Ma soprattutto, ma l'osso la dà ai cani, si vede. Che fine ha fatto? Dopo insaporita la carne, ecco. Una griglia, una piastra, o se siete a casa anche una padella, dell'olio e mettere la nostra bistecca. Guardate la bellezza. Ma insomma, bellezza, io c'è da piangere così. Comunque lui gli ha considerato il migliore, ragazzi, gli è il migliore, c'è poco da fare. Se la fate più piccola, se lo dice lui, non è più fiorentino. Questa c'è una cosa importante, sotto le quattro dita gli è carpaccio. Ecco, vedete la piastra, che qualità, ragazzi. Tetano 1540 inox. Ma diciamo, ma l'osso di questa bistecca che fine ha fatto? L'hanno data ai cani. Allora, andiamo a vedere con questo guantino per lavapiatti come si va, diciamo, a sciogliere il grasso, l'unto e il bisunto di questa bistecchina tenera, morbida come la merda, perché già una bistecca frollata dall'81. Sì, dall'81 ce la viene in frigorifero a frollare. Io aggiungo una rondellina di ananas, la coloro sulla griglia più che altro per a Firenze la tutte le volte che una fanno una bistecca così un fiorentino muore. Comunque dai, dispiacere punto, andiamo a girare l'ananas, è importante girare l'ananas, chissà se l'ananas lo cuoce anche per ritto sull'osso la bistecca alla fiorentina. Insomma, ora così di Fiorentino c'è Poenino. Perché è stata fatta a Firenze, il primo che l'ha fatta era di Firenze, se il primo che l'aveva fatta era di Palermo si chiamava la Palermese. Ragazzi, qui c'è storia, qui c'è anche degli insegnamenti, diciamo, storici, degli accenni storici, via. La cosa la fanno grande oggigiorno come la pizza napoletana. La pizza napoletana. Sì, uguale, bistecca alla fiorentina, pizza napoletana, la solita, viene simile. Non Napoli, la pizza è pizza in tutto il mondo. D'altronde il trucco per fare la roba buona da mangiare è non pulire mai la piastra. E Maria, fin qui il fumo. Oi, oi. Questa è la fumicata più che la bistecca. Allora, andiamo a vedere, diciamo. Madonna, che affumicamento. Delle semplici foglioline di. Allora. Tricciolo, insalatina presa ai discount 20 kg, 1 euro. E la nostra. Chiamiamola bistecca, questa se la do ai cani scappa di casa, va da sé sulla strada ad abbandonarsi. Allora, vedete il cetriolino comunque, ragazzi, gli è un tocco di lassi. Da ora in poi a Firenze, se non c'è il cetriolo, il tricciolo, nisba. Ma noi un pochino meno a vedere queste cose. Comunque, ragazzi, andate tutti sulla pagina di Chef Ruffi e cliccate mi piace. Buona, Ugo!